AstraZeneca sotto assedio nasce nell'impianto di Anagni. Nello stabilimento Ciociaro 29 milioni di dosi. Ecco qua, questo è il titolo. Caspita! Allora, giustamente, un titolo del genere accende un po' di... Ah, cavolo, in asse, AstraZeneca, chissà cosa ci sarà sotto, allora... E qui dovrebbe finire la nostra curiosità. Chissà che cosa succede con AstraZeneca. Guardate. Mi rivolgo ai più intelligenti di noi. In genere sono i più intelligenti in assoluto i contadini, le mamme casalinghe. Cioè, chi fa il lavoro più pesante del mondo, chi sono? Mamme casalinghe e contadini, e quindi sono i più intelligenti di noi. Perché? Perché è un lavoro duro, devono avere intelligenza per farlo. Mamme casalinghe e contadini sono più intelligenti di noi avvocati, ingegneri e altro. Mi rivolgo quindi a loro. Cosa pensate dopo aver letto questo titolo? Ah, i NAS, i carabinieri, AstraZeneca, a Frosinone, c'è uno stabilimento, caspiti. Ma tutto, chissà perché i NAS vanno nella fabbrica di AstraZeneca. Guardate la verità, guardate la verità e spaventiamoci, guardate, non la verità, no scusate, non la verità. Guardate cosa c'è sotto questa notizia. E poi chiacchieriamo della verità. Guardate. La telefonata, guardate, no, ma guardate bene, la telefonata della Commissione UE, che è poi la commissaria, è giunta direttamente al Presidente del Consiglio Mario Draghi. Due punti: nello stabilimento di Anagni nascondono 29 milioni di dosi del vaccino AstraZeneca. Guardatela bene questa notizia, rileggiamola insieme e ditemi, casalinghe, mamme e contadini, cosa pensate di questa notizia? La telefonata della Commissione UE è giunta direttamente al Presidente del Consiglio Mario Draghi, due punti, nello stabilimento di Anagni nascondono 29 milioni di dosi del vaccino AstraZeneca. Avete acceso i neuroni? Ecco, guardiamoci negli occhi. La commissaria UE al telefono chiama Mario Draghi. Ciao Mario, manda subito i carabinieri da AstraZeneca a Frosinone che ci sono 20 milioni. Ma siamo proprio scemi noi cittadini italiani, scusateci. Mario Draghi che al telefono... Ma perdono, ma siamo seri. I NAS vanno, stanno due giorni chiusi dentro, c'è scritto qui, aspettate, ve lo faccio leggere, aspettate. C'è scritto qui, scusate, Roberto Speranza ha avviato un'ispezione dei NAS. Ecco qua. Stanno chiusi due giorni dentro e scoprono 29 milioni, le stesse dosi che la Presidente della Commissione aveva detto al telefono al suo amico Mario, 29 milioni di dosi trovate nascoste, al telefono. Mario, vai a ispezionare AstraZeneca a Frosinone, subito, ci vado subito, 29, ma... Noi cittadini italiani, che stiamo soffrendo tutti quanti i giorni, e parliamo anche a nome di quei poverini che si sono suicidati, di tante persone che sono sull'orlo, ma vi preghiamo, ma non prendeteci in giro fino a questo punto, almeno non prendeteci in giro, almeno, ecco, si tratta di una guerra di spionaggio, è ovvio, chi è che va a raccontare alla Presidente o di interessi commerciali miliardari? Chi gli ha dato questa notizia alla Presidente della Commissione? E la Presidente della Commissione al telefono chiama il Presidente del Consiglio, Mario, vai a fare il sequestro delle dosi. Ma perdonateci, ma siamo seri?
Vedete, questi nostri colloqui servono anche ad accendere i nostri neuroni, perché altrimenti rimaniamo a guardare un titoletto, come il titolo della sentenza del giudice di Belluno: licenziati, una bufala. Io lo dico ai miei amici che mi hanno telefonato: hanno licenziato quelli che non si sono fatti vaccinare. È una bufala, leggetele, prendete, stampatela una sentenza. C'è scritto l'opposto, il contrario. Informiamoci. La madre della democrazia.